Eccoci qua, Rino Tomasi, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, maestro. Ciao Rino, buonasera. Eccoci qua. Caro Rino, qui impazza il calciomercato, che so che è una cosa che non ti fa gongolare di gioia. Passano le ore e non succede niente. Sì, ma anche perché non c'è una lira, Rino. Anche perché è 23 maggio anche. Anche bambole, non c'è una lira. Rino, però ieri mi sono completamente dimenticato di chiederti, commettendo un errore, un pensiero su Valentina Vezzali, portabandiera nelle prossime Olimpiadi. Sottoscrivo, penso che sia la scelta migliore. Certo, ci poteva anche essere, tanto la Pellegrini aveva dei problemi di orario. Sì. E poi non gli andava, insomma, da quello che ho capito. Per lei, insomma, e poi è anche giusto, anche perché la Vezzali, insomma, gli anni passano e quindi è giusto che le spetti questo riconoscimento, e tanto la Pellegrini ha tempo. Io lei o la Idem, che penso sono le due proprio... La Idem è una scelta quasi un po' simbolica, e poi insomma, con tutto il rispetto che si deve ad una grandissima atleta, proprio veramente grandissima, è italiana fino a un certo punto, ecco. Io su questo sono abbastanza sempre. Ma lei è diventata italiana quando ha sposato. Ma insomma, secondo me, ecco, diventare italiani attraverso il matrimonio è un'operazione simpatica e va bene. Però io privilegierei quelli che sono, voglio veramente, nati in Italia. Ecco. Diciamo di pedigree indiscutibile, va, mettiamola. No, discutibile no, perché... No, indiscutibile, cioè di pedigree puro, sì, cioè sì, di, ecco, pura razza italiana. Ecco. Esatto. Perfetto. Vabbè, comunque, questo quindi bene, Valentina. Poi, siccome ne abbiamo delle soluzioni che vanno bene, e, ripeto, quello della Vezzali non si discute, insomma, tra l'altro... rappresentativa in uno sport che è tipicamente italiano, uno sport che è un pochino il salvadanaio dello sport italiano, la scherma. Quasi una certezza di medaglie. In ogni... insomma... Se non una certezza, comunque una delle discipline in cui possiamo stare più tranquilli che qualcosa di buono esce fuori. È la nostra risorsa principale. Nella storia delle Olimpiadi la scherma è quella che ci ha dato le maggiori soddisfazioni. Sì, comunque nel questo poi sta andando bene nel nuoto, scozzoli, sì. C'è anche Pesce, che poi giustamente il nome per un nuotatore è perfetto, no? Vascoli una volta giocavano sulla stessa fascia, Pesce e Corallo, che è una cosa abbastanza simpatica. Ecco, sarà il nuoto sempre una delle nostre, cioè, come andrà secondo te l'Italia così in queste Olimpiadi dal punto di vista proprio del medagliere? Ma sai, l'Italia ha una tradizione olimpica straordinaria, se facciamo un computo delle medaglie conquistate dai vari paesi, l'Italia dopo la Russia e gli Stati Uniti e la Germania è la prima, perché gli inglesi hanno qualche medaglia in più, però bisogna ricordare una cosa che è importante. Londra ha avuto le Olimpiadi già due volte, questa è la terza. E giocare in casa anche a livello Olimpiadi è molto importante. C'è un tot di medaglie che hai già nel momento in cui organizzi un'Olimpiade. Ah beh, sì. Non solo il fattore campo da questo punto di vista, ma anche perché nel computo delle medaglie conquistate alle Olimpiadi ci sono le Olimpiadi di Londra nel 1908. E a quell'epoca gli atleti non viaggiavano tanto come adesso, quindi in un certo senso... Dall'Australia era complicato, insomma... Quindi sicuramente da questo punto di vista le nostre medaglie... Cioè, considera, la Francia ha avuto le Olimpiadi due volte, nel 1904 e anche dopo, quindi ne ha avuto due, e nel 1924... E l'Inghilterra ne ha avute due e adesso avrà la terza, e noi abbiamo avuto una sola Olimpiade, quella del 1960, che tra l'altro è stata l'ultima Olimpiade a dimensione umana. Cioè è stata più umana quella di quella ultima di Pechino? Sì, più umana nel senso di prima, insomma, che le Olimpiadi diventassero una manifestazione troppo grande per poter essere controllata, e quindi
prima che la tecnologia avvelenasse tante cose. Insomma, le Olimpiadi del 60 sono state davvero veramente molto importanti, anche perché sono state realizzate con pochi mezzi e con grandi risultati. Tanto ti scrive Thomas Rino, sei il numero uno, proprio così, secco così, un messaggio Thomas per te. Poi ti, vabbè, Thomas si chiama, ti piace Thomas come nome? No, va bene, Thomas perché mi assomiglia come nome. A Rino Thomas, vedi? Non lo so io. Poi, per il maestro, giudizio tecnico sul derby del cuore, questo è un messaggio cattivo. Ho guardato 2 minuti ed erano sono stati troppi. Però una curiosità, ieri sera c'è stata anche una sfida particolare, che era quella tra il Bayern Monaco e l'Olanda. Le piacciono queste... L'amichevole nello sport mi emoziona molto poco. E l'amichevole club nazionale però è curiosa. No, è curioso, io mi ricordo, ci siamo... Roma-Brasile. Voi non eravate nati, ma nel dopoguerra c'è stato un Inghilterra resto del mondo nel calcio che è stato molto importante, perché l'Inghilterra era rimasta un pochino alla finestra in certe competizioni internazionali, e quindi questo Inghilterra resto del mondo mi ricordo che ebbe un impatto importante. Però, insomma, a me nello sport l'amichevole non c'è. Ci fu solo una volta un amichevole, ma a parte la volta all'Olimpico Roma-Brasile, che era già una l'ho vista. Ma ti ricordi? Santos, sì, buonanotte Santos, Pelé ha giocato. Esatto. Che poi in teoria tra club e nazionale credo sia Santos sempre avvantaggiato. Perché Pelé è cresciuto calcisticamente proprio con Santos. Ieri sera Bayern Monaco-Olanda. Santos subito. Ieri sera Bayern Monaco-Olanda era Germania-Olanda quasi, super giù, perché c'erano tanti giocatori del Bayern Monaco. Sì, no, è vero, però insomma non c'è valore tecnico. Non mi entusiasma più di tanto, ecco. Io ricordo... gente che gioca bene e la vedi sempre giocare volentieri, ecco. Io ricordo una volta fecero un amichevole all'Olimpico dove c'erano in una squadra tipo il meglio del campionato italiano e nella squadra avversaria il meglio degli stranieri italiani. Petruzzi ovviamente non c'era. Il tridente d'attacco era fortunato. Certo, il tridente d'attacco della squadra degli stranieri era Batistuta, Weah e Ronaldo, tutti e tre al meglio della loro carriera. Ricordo che a un certo punto hanno preso competizioni un po' strumentali. Sì, no, assolutamente. Però fece Orino, partirono dalla loro tre quarti, Batistuta, Ronaldo e Weah. Però in campo non ci stai mai a perdere. A 200 all'ora Orino fecero un'azione, si vedeva proprio non preparata, ma tra tre fenomeni che sapevano. Weah, un altro che secondo me è stato sottovalutato nel giudizio perché era forte tanto. Fecero cost to cost e fecero gol, passandosi solo la palla tra loro. Ma sai, andando indietro negli anni, quando voi non eravate nati, c'è stato per esempio un'Italia-Inghilterra nel 48 a Torino, in cui fece un gol che è rimasto nella memoria, Mortensen, un giocatore inglese, fece un gol tirando dalla riga di fondo ed è rimasto il gol alla Mortensen per anni, ce lo siamo portati dietro e hanno detto Lee Mortensen. Mamma mia. Mi è piaciuta questa maestra, perdemmo 4-0. Mi ricordo che c'era il Eliani, un terzino che giocò occasionalmente in nazionale, che Matthews, Stanley Matthews, gli ha fatto girare la testa proprio, non vedeva l'ora che finisse la partita il povero Eliani. Poi ti scrivono Rino, per il maestro Tommasi, condivide il pensiero del presidente della federazione tennis Binaghi che vorrebbe degli internazionali d'Italia di 2 settimane con 96 giocatori per ciascun tabellone? Sono Francesco, d'accordo, meno i 96. I 96 giocatori sono un ibrido che non mi piace. Allora 120, ci vuole una potenza del 2, cioè i giocatori di un torneo devono essere 64, 32, 64, 128, perché 96 giocatori, ci sono molti giocatori che partono un turno avanti e questo non è giusto. Beh, le teste di serie, no? Magari esatto, li fai riposare perché così poi... Ma che tra l'altro è una formula pericolosa, perché la testa di serie che entra in campo un turno dopo gioca con un giocatore che ha già giocato nelle stesse condizioni di luce, di superficie, di palle, eccetera eccetera, e quindi c'è anche il rischio che alcuni dei favoriti escano al primo turno
giocando contro un giocatore che ha già giocato una partita nelle stesse condizioni. Quindi va benissimo le due settimane, per fortuna se ne è accorto anche Binaghi, talmente era chiara che era questa la direzione da prendere. Non va bene 96 giocatori. Rino, abbiamo un attimo di pausa e torniamo tra poco. Sì.